entriamo più in dettaglio su come è definito il momento torcente, detto anche momento di una forza. Abbiamo detto che nella dinamica lineare abbiamo le forze, nella dinamica rotazionale al posto delle forze, o meglio oltre alle forze, abbiamo i momenti torcenti. La definizione del momento torcente o momento della forza è questo prodotto vettoriale R vettor la forza. R è il raggio in questo caso del disco, ed è il vettore che unisce il centro di rotazione al punto dove è applicata la forza. In questo caso particolare, il prodotto vettoriale tra questo vettore, il raggio, e quest'altro, la forza, come vedremo meglio dopo in un altro video, questo prodotto vettoriale dà un momento torcente verso l'alto, cioè un momento torcente che è un vettore sempre perpendicolare al piano di rotazione dell'oggetto. Il fatto che sia rivolto in alto si capisce intuitivamente anche dal fatto che una forza totale che tira in questa direzione lungo il bordo cerca di far aumentare la velocità di rotazione in senso antiorario, quindi diciamo così produce un aumento di rotazione in senso antiorario, e quindi per la regola della mano destra che dicevamo in un video precedente le dita vanno messe appunto in senso antiorario, e il pollice della mano destra ci dà il momento torcente totale, quindi rivolto in alto. Comunque su questa definizione torneremo dopo. Abbiamo già detto poi della sostituzione della massa, cioè dell'inerzia del punto materiale, con il momento d'inerzia del corpo rigido rotante. E infine vediamo che esiste un terzo momento che si chiama momento angolare o momento della quantità di moto. Quindi nel passaggio dalla dinamica lineare alla dinamica rotazionale ci sono tre momenti: il momento di una forza, detto anche momento torcente, il momento d'inerzia e il momento angolare, detto anche momento della quantità di moto. E spesso gli studenti confondono queste tre grandezze fisiche, perché tutte e tre si chiamano momento. Momento torcente, momento d'inerzia, momento angolare. Ora vediamo come è definito il momento angolare. Prima però notiamo che di queste tre grandezze fisiche che si chiamano momento, una è una grandezza fisica scalare, cioè il momento d'inerzia. Le altre due, il momento di una forza e il momento della quantità di moto, sono due vettori. Vediamo come è definito il momento angolare. È definito in analogia con il momento torcente, cioè il momento torcente era l'analogo rotazionale della forza ed era definito da R vettor la forza. Allo stesso modo, siccome il momento angolare o momento della quantità di moto è l'analogo rotazionale della quantità di moto, sarà definito allo stesso modo R vettor la quantità di moto. Definizione su cui tornerò in dettaglio in un altro video, forse il prossimo. C'è un altro modo molto utile negli esercizi di scrivere il momento angolare, anziché la definizione R vettor P, è quest'altra formula, il momento d'inerzia I per la velocità angolare. Questa formula si ricorda bene perché è perfettamente analoga alla quantità di moto. Infatti la quantità di moto di un oggetto in moto lineare è dato dal prodotto P uguale massa per velocità. Ma noi abbiamo visto che quando si passa dalla dinamica lineare a quella rotatoria, la massa diventa il momento d'inerzia, quindi M diventa I e la velocità lineare, avevamo visto che diventa la velocità angolare. Cioè questo vettore velocità, diventa questo vettore che invece è rivolto in direzione perpendicolare alla rotazione dell'oggetto, è il vettore velocità angolare. Quindi V, o vettore velocità lineare, diventa omega. E abbiamo dunque la perfetta analogia tra la quantità di moto, massa per velocità, e la grandezza corrispondente della quantità di moto, cioè il momento angolare, che in pratica è massa per velocità, però trasformate nelle corrispondenti grandezze angolari, cioè massa diventa momento d'inerzia, velocità diventa velocità angolare, momento d'inerzia per omega.
Infine, vedremo che anche l'energia cinetica mantiene la stessa identica espressione concettuale, dove al posto della massa del punto materiale dobbiamo sostituire il momento di inerzia dell'oggetto rotante. La massa, infatti, ricordiamo che diventa il momento di inerzia nell'analogia. E al posto della velocità al quadrato abbiamo la velocità angolare al quadrato. La velocità diventa la velocità angolare.